L'unico GMT che vi ho portato qui sul mio canale YouTube è stato il JLC Master Geographic, un orologio con un GMT un po' particolare, con la complicazione GMT un po' particolare e un po' più complessa dei classici che si vedono di solito. Quel orologio che vi mostrerò oggi invece è un classico GMT che mi ha però davvero colpito, più semplice chiaramente dei JLC, ma che mi ha colpito comunque per tante caratteristiche che oggi andiamo a scoprire insieme, ragazzi. Bentornati amici del Solo Watches in questo nuovo video. Prima di iniziare, come sempre, ragazzi, mi raccomando, è molto molto importante, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e lasciatemi anche un bel commento qui sotto per farmi sapere la vostra su questo orologio che vi andrò a mostrare oggi e sull'argomento in generale. Creiamo una bella discussione piacevole, ragazzi, perché è sempre molto molto divertente. In più, ragazzi, vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram, dove potrete trovare tante foto scattate da me e dove potremo chiacchierare molto più liberamente. Ed eccoci qui, signori, a parlare dello Yema Superman 500 GMT, un orologio che da subito ha catturato la mia attenzione. Per prima cosa perché è un GMT e ne ho portati veramente pochissimi sul mio canale, anzi, come vi ho detto, vi ho portato solo il JLC, che non è neanche un GMT tradizionale, quindi la mia intenzione era quella proprio di portarvi una tipologia di questi orologi su questa fascia di prezzo, perché vedo che è una fascia di prezzo dove i GMT stanno veramente spopolando ultimamente, quindi ero interessato anche a quello, e poi perché è l'orologio che più ha catturato la mia attenzione nel catalogo di Yema, per via delle sue caratteristiche tecniche molto molto interessanti e perché c'è da dire che Yema sta ampliando tantissimo il suo catalogo, proponendo orologi davvero molto molto interessanti. E questo Yema, secondo me, è la punta di diamante del catalogo. Ero veramente molto molto curioso di poterlo provare e quindi eccolo qui sul mio canale. Devo assolutamente ringraziare Yema per avermi dato la possibilità di portarvi qui sul mio canale questo orologio. Ringrazio Yema per la fiducia e per avermi mandato l'orologio in prova. Yema è una casa francese, come ben sapete, fondata nel 1948, con una storia importante alle spalle e che nel corso del tempo ha tenuto fede alle sue idee e che negli ultimi anni ha voluto rinnovarsi, ripartendo dalle solide basi che la sua storia gli ha permesso di utilizzare. Il Superman è senza dubbio l'orologio più iconico della casa francese ed è senza dubbio un diver che ha fatto la storia ed è molto apprezzato dai collezionisti. In molti parlano di Yema come di un micro brand, ma io credo che questa casa sia a tutti gli effetti una maison, perché c'è da dire che ha una grandissima storia alle spalle, storica, una casa storica per quanto riguarda la Francia, perché nasce nel 1948 e nel corso degli anni ha prodotto orologi davvero interessanti e che poi sono rimasti nella mente di tantissimi appassionati, come ad esempio proprio il Superman. E c'è da dire poi che negli ultimi anni questa azienda si è sviluppata moltissimo, è cresciuta tantissimo, tanto da riuscire a progettare e produrre i propri movimenti. Quindi c'è da dire che da questo punto di vista mi sembra riduttivo chiamare Yema come micro brand. Veniamo dunque a questo Superman 500 GMT, l'orologio che più mi ha catturato del catalogo di Yema attuale, perché è un orologio con delle caratteristiche tecniche davvero molto particolari ed interessanti che vanno ad assimilarsi in maniera secondo me davvero molto molto interessante, come detto, perché ci sono caratteristiche da diver professionale unite a delle altre caratteristiche che lo fanno sembrare un everyday watch normalissimo. Quindi da questo punto di vista ero veramente molto molto attratto da questo orologio, tant'è vero che è il primo Yema che ho scelto di provare nella mia vita. Diciamo che non avevo ancora avuto possibilità di toccarne uno con mano e il mio primo Yema è proprio questo, Superman. Parlando di caratteristiche tecniche, abbiamo un orologio con cassa e bracciale in acciaio da 39 mm di diametro, uno spessore di 11.50 mm e un lug to lug di 48. Abbiamo un vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso che protegge il quadrante nero lucido con indici stampati ricoperti di Superluminova, così come le sfere,
Abbiamo poi corona e fondello chiusi a vite, che garantiscono 500 metri di impermeabilità. Corona con l'aggiunta della famosa protezione tipica di Yema che permette di bloccare la ghiera avvitando la corona. Ghiera in alluminio a 24 scatti bidirezionale, con numeri ricoperti di superluminova anch'essi. Bracciale poi in acciaio con chiusura deployante ed estensione da diver. Movimento è lo Yema 3000, movimento a carica automatica derivante dallo Yema 2000 con l'aggiunta della complicazione GMT. Movimento che viaggia a 28.800 alternanze all'ora con una riserva di carica di 42 ore. Come detto, questo movimento è di manifattura Yema e si posiziona come diretto concorrente dei classici intramontabili ETA 2892 e Sellita SV200 e Laboré, ovviamente, perché questo movimento di Yema è ben rifinito e curato, oltre ad essere preciso e affidabile. Dopo anni di esperimenti e studio, Yema sta riuscendo a realizzare calibri di buon livello, che garantiscono affidabilità, precisione e qualità generale, e questi 2000 e 3000 sono esattamente questo. Ma tagliamo subito la testa al toro. Cosa mi ha convinto pienamente di questo Superman? Beh, sicuramente le sue caratteristiche tecniche, perché abbiamo un orologio che è un GMT classico con la possibilità di arrivare a 500 metri di profondità, quindi caratteristiche che vanno a farlo sembrare, anzi a renderlo un diver professionale a tutti gli effetti, unito a delle dimensioni davvero contenute, perché abbiamo 39 mm di diametro con 11.5 mm di spessore, che per un orologio che arriva a queste profondità sono misure davvero molto molto interessanti. In più abbiamo una estetica che riporta subito alla mente il Superman vintage degli anni 60, orologi skin diver degli anni 60, diver degli anni 60, con la complicazione GMT, tutte caratteristiche unite che mi hanno fatto veramente piacere. Ho davvero apprezzato la scelta di Yema di utilizzare la base del Superman per realizzare il suo GMT, perché le misure che il Superman propone sono adatte alla tipologia di questo orologio. La complicazione GMT viene vista molto spesso su orologi sportivi e questo Superman lo è di certo senza esagerare, perché è tranquillamente gestibile anche con qualsiasi cinturino. Esteticamente è davvero riuscito, il design non trae assolutamente in inganno, come detto, e raccoglie perfettamente le caratteristiche degli anni 60 che il Superman ha portato nel mondo dell'orologeria, ma in chiave moderna. Un orologio che si veste benissimo in tutte le condizioni e che, sono sincero, è davvero comodo al polso e adatto anche a quelli che hanno un polso davvero piccolo. Unico appunto che mi sento di fare, ma è una cosa mia personale, lo farei, non mi ha convinto pienamente il bracciale, perché l'ho trovato davvero leggero per la tipologia di orologio che è questo Superman, perché soprattutto nella clasp abbiamo una leggerezza un po' troppo marcata, secondo me. Capisco Yema abbia voluto realizzare un bracciale che riportasse alla mente il vintage, perché questo orologio trasuda ovviamente anni 60, ma secondo me il bracciale, se fosse stato un po' più pesante, con una clasp un po' più importante, un po' più grossa, un po' più piena, perché è veramente leggera, è quasi, sembra quasi il lamierino ripiegato questa clasp, secondo me avrebbe azzeccato ancora di più il tutto. Però posso, come vi ripeto, questa è una cosa mia e devo dire che probabilmente Yema ha scelto di fare un bracciale in questo modo per renderlo più vintage possibile. Vedendo la concorrenza su questa fascia di prezzo, ossia sui 1.000-1.500 euro, credo che in quanto a personalità questo Yema possa dire tranquillamente la sua, perché qui abbiamo storia, design proprio e caratteristiche di assoluto livello. Un orologio ben realizzato e curato sotto ogni aspetto, con tanto da dire. Chi cerca un orologio per ogni cosa da poter indossare in ogni condizione e che abbia una sua personalità oltre che una sua tecnica, il Superman 500 GMT è senza ombra di dubbio una scelta che prenderei in considerazione. Mi è piaciuto davvero molto e di solito tre quarti dei GMT somigliano in maniera incredibile al GMT Master di Rolex. Questo Superman invece l'ho trovato più personale e più particolare rispetto agli altri. Per concludere, penso che questo orologio abbia molto molto da dire, perché abbiamo una grandissima storia alle spalle per quanto riguarda questa casa, abbiamo un orologio iconico per quanto riguarda questa casa e comunque gli skin diver in generale, con una sua forte personalità e delle caratteristiche tecniche di assoluto livello, perché abbiamo un GMT da poter utilizzare tutti i giorni con delle caratteristiche da diver professionale a tutti gli effetti.
e abbiamo poi anche un movimento di manifattura che secondo me per un orologio su questa fascia di prezzo è un plus non da poco vista la concorrenza. Dunque assolutamente promosso per quanto mi riguarda e lo prenderei assolutamente in considerazione, visto poi anche che è utilizzabile da qualsiasi persona per qualsiasi polso e in ogni condizione. Bene signori, io ho concluso anche per oggi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, noi ci vediamo ad un prossimo video ragazzi, un saluto!